Giro è il progenitore dell'elicottero, quindi direi proprio che questa macchina è una macchina fantastica proprio per le sue caratteristiche. L'ibrido tra un aereo e un elicottero, con delle possibilità che dà solo l'ala rotante di manovrabilità e sicurezza intrinseca. Sì, sì, perché se perdi il motore qua vieni giù, è come l'autorotazione con l'elicottero. E poi devi metterlo in autorotazione, quindi sì, sì, sì. Se non hai la quota e la velocità non puoi neanche metterla. Invece con l'autogiro puoi volare veramente basso, quindi a contatto con l'ambiente, con il terreno, e essere comunque sicuro che se eventualmente l'unica cosa che può succedere è il motore potrebbe anche piantare per un problema, atterra in qualsiasi spazio, perché l'atterraggio avviene quando abbiamo già smaltito, cioè tocco le ruote per terra quando ho smaltito tutta la velocità, quindi non mi farò mai male. Non potendo stallare di per sé, lui non stalla, e quindi io posso fare qualsiasi cosa, i giri si mantengono automaticamente, e quindi io guardo fuori, sento solo il motore, come una sento il motore se io necessito oppure no, e non guardo mai gli strumenti, guardo sempre fuori con una visibilità che vedrai direi eccezionale, solo l'autogiro in questo caso ce l'ha. Andiamo! Ciao Luca. Fagli fare le cose che mi hai fatto fare ieri, così almeno lui capisce. Thank you.
Anche solo samba do Brasil. Allora aspettiamo con una samba.